La Santa Croce annuncia un'altra denuncia contro la Regione Abruzzo in seguito all'ispezione di ieri nello stabilimento di Canistro. L'azione è illegale, dice Camillo Colella, patrona della Santa Croce, in quanto la Regione non poteva entrare in una proprietà privata dato che ha perso il diritto di ispezione in seguito alla scadenza della concessione. È pronta infatti, sottolinea Colella, la denuncia. L'ispezione è stata commissionata, ricordiamo, in seguito all'imbottigliamento elevato ritenuto sospetto dopo la chiusura della condotta di adduzione allo stabilimento. È stato surreale leggere le dichiarazioni rese alla stampa dal vicepresidente della giunta regionale Lolli, dice Colella, di un'ispezione all'interno dello stabilimento di mia proprietà per sequestrare acqua captata a suo parere senza autorizzazione, a cui ha fatto seguito anche la visita di funzionari regionali accompagnati da numerosi carabinieri. La regione, sottolinea Colella, non ha diritto e i poteri di accedere ad uno stabilimento che è ora proprietà privata. Va da sé che l'ispezione debba essere disposta dall'autorità giudiziaria e che quindi i dirigenti e l'OLLI si siano sostituiti a questa istituzione. Colella continua a sostenere che l'acqua presente nei magazzini sia stata imbottigliata attingendo ai numerosi e grandi serbatoi presenti nell'azienda e così che Colella continua a parlare di persecuzioni e vessazioni da parte della Regione Abruzzo che, non riattivando le proroghe per ben quattro volte, avrebbe poi causato lattivazione delle procedure di mobilità degli operai. Siamo di fronte ad un vero e proprio pastrocchio, dice Colella, segnale preoccupante di incompetenza e ripetuti abusi da parte della regione Abruzzo. È stato siglato l'accordo tra Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana. Come annunciato da Tempo, obiettivo ridurre i tempi di percorrenza nella tratta Pescara-Roma, potenziare collegamenti di relazioni metropolitane e suburbane e sviluppare una connessione con network operatore ferroviario regionale. Nel documento firmato ieri a Roma tra il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e l'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, si annunciano incrementi di capacità di traffico Ferroviario e degli standard di qualità servizio quali la puntualità, la regolarità e la sicurezza sulle tratte Pescara-San Vito-Lanciano-Termoli, Teramo-Giulianova-Pescara, Pescara-Sulmona, Sulmona-L'Aquila e Pescara-Roma. Quest'ultima, in particolare, verrà velocizzata con una percorrenza complessiva di 3 ore e 22 minuti. Al termine dell'incontro, il presidente D'Alfonso ha dichiarato, dopo aver definito il nuovo modello di esercizio ferroviario con Trenitalia. Ora incassiamo la programmazione degli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria che consentirà la velocizzazione degli spostamenti, il cadenzamento dei collegamenti interni ed esterni. L'accordo quadro fra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Abruzzo, ha spiegato l'amministratore delegato Maurizio Gentile, testimonia la grande attenzione del gestore dell'infrastruttura verso questo territorio. Già dall'11 dicembre, data di entrata in vigore del nuovo orario invernale, i viaggiatori abruzzesi potranno godere di diversi benefici, come la velocizzazione dei collegamenti Roma-Pescara o il nuovo sistema di coincidenze nelle principali città della Regione. La scrittrice aquilana Cristina Rotoloni presenta presso la Libreria Maccarone il suo terzo libro, Ilenia e la notte, un romanzo al femminile che incalza con l'introspezione e apre all'amore, nonostante innumerevoli prove, che dovrà affrontare Ilenia. Allora, il mio libro parla di una ragazza, l'ho ambientato all'Aquila questo libro e anche un po' a Pescara. È la storia di una giovane ragazza che ha un'attività sul corso principale dell'Aquila e che sembra una persona felice, soddisfatta, purtroppo però ha un passato complicato perché degli incubi l'hanno tormentata sin da quando è piccola e questo le porta ad avere un rapporto difficile con la sorella, con la famiglia e nel corso degli anni perde questo rapporto con la sorella. Cerca di recuperarlo, però succede praticamente che c'è un omicidio, una scomparsa e lei nel tentativo di salvare sua sorella non si rende conto che magari la persona in pericolo è lei perché c'è uno stalker che la segue. Cioè io guardo le persone, guardo quello che succede, conosco delle, delle... Pardon, conosco delle persone e queste persone praticamente entrano nei miei libri, le, naturalmente le modifico, valuto come sono loro, i loro caratteri, il loro modo di fare, magari basta un piccolo particolare e creo una storia. L'appuntamento con Cristina è il 12 novembre alle ore 18 presso la libreria Mondadori, ossia Maccaroni, all'Aquila, dove la scrittrice sarà a disposizione del pubblico per domande sul romanzo e firmerà autografi.